Buongiorno e benvenuti alla Basilica di Mont Saint-Michel. Oggi, giorno di Michele, e accolti da questo arcobaleno. Mm? Arcobaleno ha in sé il nome del Dio che abbiamo chiamato essere: quel Michele prima del Cristo, mm? Arco Belenus quindi l'arco del dio della luce, Belenus, il cui nome, Belenus, appunto, chiamato anche Balenus, significa lo splendente. Come abbiamo detto, essere riferito da Giovanna d'Arco, la visita degli splendenti, questi esseri che vivono intessuti nella luce. E quindi questo arco baleno segna oggi questo giorno di Michele, mh? la trasformazione, il, la metamorfosi, da prima del mistero del Golgotha di Belenus o Lug, in Michele dopo il mistero del Golgotha. E quindi questi esseri degli arcangeli sono esseri che intessano specialmente nell'elemento della luce. Mh? Complessivamente gli arcangeli sono in riferimento a tutta quella che è pur essendo appunto appartenenti alla terza gerarchia, sono in riferimento alla, alla totalità della seconda gerarchia, quindi degli Elohim, delle virtù e delle dominazioni. E questo perché? Perché gli arcangeli passano il loro stadio umano su quello che è l'antico sole. Quindi durante l'antico sole le dominazioni compiono questo sacrificio, gli spiriti della saggezza, Sacrificano parte del loro corpo eterico e generano il germe del corpo eterico dell'uomo da questo, dalla loro essenza di saggezza. Contemporaneamente, una gerarchia acquisisce dallo stadio animale quello umano ed è quella gerarchia che noi oggi chiamiamo arcangeli. E di questi arcangeli che nell'antico sole passano lo stadio umano: come abbiamo detto esserci, tra virgolette, prendetelo come un termine diciamo simpatico, i primi della classe, no? abbiamo chiamato i maestri di saggezza, per l'onda di vita umana esistono gli stessi esseri della gerarchia degli arcangeli quando nell'antico sole erano umani. Quindi questo stesso rango di esseri sono i dodici arcangeli. Questi 12 arcangeli, così come esistono 12 bodhisattva, 12 maestri di saggezza, sono coloro che nella metamorfosi dell'antico sole ricevono più potentemente l'influsso evolutivo delle gerarchie superiori in quella che è la loro onda di vita. Quindi, questi 12 arcangeli umani sono coloro che conosciamo come arcangeli dei pianeti, quindi dei sette pianeti più la Terra, e come arcangeli del firmamento. Questi dodici arcangeli hanno dei nomi che conosciamo. Metatron, Raziel, Azrael, Orifiel, Zafchiel, Samael, Micael, Anael, Raphael, Gabriel, Sandalfon Uriel anche, però è un rappresentante diciamo di Orifiel, ha una storia un po' più particolare e un altro arcangelo che in realtà è l'ultimo tra loro Vidar, quell'essere che chiameremo Vidar e che poi approfondiremo ulteriormente. Questi dodici arcangeli sono Coloro che ricevono più potentemente l'influsso, questo impulso evolutivo dell'antico Sole. E quindi, come sapete, sono anche tra questi i sette arcangeli delle epoche arcangeliche. Quindi, come sapete, dopo il rango di arcangelo della metamorfosi della Terra, Michele nel 1879 acquisisce un rango superiore, un rango di Arche, di spirito del tempo. Quindi trascende quello che ha un suo ruolo come spirito del, dei popoli, mh, avendo ricoperto il ruolo di spirito di popolo per il popolo ebraico, il popolo eletto, quindi nell'Antico Testamento, e diviene lo spirito del tempo, uno spirito che guarda tutta l'umanità. Ma questa transizione avverrà progressivamente per tutti questi arcangeli, questi dodici arcangeli di cui abbiamo appunto parlato, che seguiranno Micael. Questa transizione avviene in quanto dalla loro sfera, che è appunto una sfera che ha a che fare con gli influssi planetari delle sfere celesti che entrano in quelli che sono i popoli della Terra, come guide dei popoli della Terra, man mano gli vengono assegnate dei compiti dalle gerarchie superiori che sono nella sfera del tempo. Sette tra questi dodici acquisiscono una relazione col tempo. Queste sette sono le cosiddette sette epoche arcangeliche. Quindi abbiamo Orifiel, Zafchiel, Samael, Micael, Anael, Raphael e Gabriel, che assumono una reggenza all'interno delle epoche di cultura di un ciclo di 354 anni. Questi cicli sono la possibilità per questi esseri, per questi spiriti di passare dall'essere degli spiriti dei popoli, i portatori della fiamma dei popoli a degli spiriti del tempo. Colui che per primo ha compiuto questa transizione a spirito del tempo è Michael. Quindi, quando noi oggi parliamo di arcangelo Michael, in un certo senso ne parliamo nella sua la sua fase evolutiva precedente a quella attuale. E quindi prima mi si chiedeva: ma noi come possiamo porci in relazione a un luogo come questo? Stiamo parlando dell'Arcangelo Michael, o stiamo parlando dell'arché Michael? E questa è un'ottima domanda, perché in effetti, vi ricordate, abbiamo detto: noi questi luoghi sulla linea di San Michele non li visitiamo con la devozione di quando. In incarnazioni precedenti abbiamo attraversato la linea di Michele, cioè quando questo lavoro con l'Arcangelo Michele era ancora da svolgere, questa interiorizzazione. Noi questa interiorizzazione oggi l'abbiamo già vissuta. Siamo già passati da questo spirito macrocosmico della luce, lug Belenus, a questo Michael che vive nell'interiorità. E una volta entrati nell'epoca dell'anima cosciente, dopo il 1879, noi non lo viviamo più appunto come all'epoca in cui doveva essere ancora afferrato nell'interiorità. La devozione che oggi noi diciamo, portiamo a Michele è ben diversa per esempio da quella di una preghiera cattolica in cui si riceve per esempio, diciamo si richiede la protezione di Michael. In un certo senso quella, quel tipo di preghiera è legato a quei quella formazione della linea di San Michele nella sua conversione da quello che era il periodo pagano, diciamo così, del dio della luce pagano a Michael. Quindi noi quando andiamo sulla linea di San Michele, in effetti, ridestiamo delle memorie mh, e le portiamo a piena coscienza. Oggi la preghiera, diciamo così, che possiamo fare di devozione, quindi la pratica di devozione che possiamo fare per Michael è essere uomini e donne di iniziativa. Quindi l'umanità che prende l'iniziativa e porta l'impulso micheliano nel fisico sensibile. Come sapete Michele è quello spirito che attende l'azione dell'uomo, quindi attende che l'uomo volga la sua volontà verso, verso di lui, verso Michael non forza la sua attività verso l'uomo. E dunque gli uomini di iniziativa sono coloro che rivolgono le loro forze di volontà verso Michael stesso. E Michael, in questo modo, accoglie questo sacrificio della volontà egoistica e lo pone a servizio del tempo, dell'evoluzione del tempo che stiamo vivendo, dell'anima cosciente. Quando diciamo Michael si è trovato nella precedente reggenza siamo all'incirca nel 600 a.C. ed è l'epoca di Alessandro Magno. Quindi l'epoca in cui per la prima volta si può diffondere tutte le conoscenze greche vengono diffuse oltre il bacino del Mediterraneo perfino in India. Ci sono molte tracce, ci sono tanti aspetti della cultura indiana che noi consideriamo indiani, in realtà derivano dall'unione, diciamo, con questo impulso greco di Alessandro Magno. Quindi già possiamo capire come Michael in quanto spirito che progressivamente va a slegarsi da un popolo, da quella sua missione, le popolo eletto, acquisisca determinate sue qualità e le riversi non solo in un popolo, ma nel tempo quando acquisisce il rango di spirito del tempo. Quando ritorna, quindi siamo nel 1879, quando ritorna la sua reggenza, pensate ce ne sono stati in mezzo altri sei, in senso inverso, quindi da diciamo partendo dal Sole, Saturno, eccetera, eccetera, all'inverso, ritorniamo al ciclo di Michele, nel 1879, acquisisce questo rango superiore e lì... Riversa la trasformazione di quell'impulso che Alessandro Magno aveva portato prima del mistero del Golgota nelle coscienze degli uomini. E questo impulso è ben diverso da quell'altro arcangelo che l'ha preceduto, Gabriele. Stiamo andando all'inverso: lunedì, domenica. La prossima sarà il sabato, orifiele. La reggenza di Gabriele è stata caratterizzata prima del 1879. Dai nazionalismi, quindi dall'attaccamento a quello che è il sangue in qualche modo, la differenza, la differenziazione interna tra le nazioni. E allora Michele, quando entra nel 1879, acquisendo ulteriormente il rango di arché, di spirito del tempo, riversa al cosmopolitismo non solo in una sfera appunto geografica come era stato con Alessandro Magno ma lo riversa nello spirito del tempo, in quello che è l'evoluzione del tempo. Noi siamo umani cosmopoliti, se cogliamo l'impulso di Michele. Siamo coloro che viaggiando destano in loro le memorie di aver vissuto in altri popoli, in altri tempi, con altre tradizioni. Accolgono tutte le tradizioni del mondo portandole alla coscienza in questo sacrificio della volontà offerto a Michael e allora Michael può compenetrare di coraggio le azioni che scaturiscono dall'iniziativa. Quindi le memorie che noi andiamo a recuperare sulla nesa Michele non sono nel senso di una devozione esteriore, cioè Michael, dammi la forza, ma Michael, io innalzo a te la mia volontà, io faccio questo sforzo e so che tu stai attendendo la mia azione, la mia iniziativa e lì riverserà il coraggio. E allora Micael ha preparato questo tempo, proprio siamo all'incirca nel quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo secolo, prima che effettivamente rientrasse in reggenza dopo Gabriele, Micael nel mondo spirituale si è trovato nella condizione, come abbiamo detto, di Preparare per la prima volta l'unione delle anime platoniche e aristoteliche. Vi ricordate a Chartres? Abbiamo detto che ci sono i platonici, questi neoplatonici cristiani che passano il testimone agli aristotelici, con poi l'Università di Parigi. Michael, poco prima di riprendere la reggenza nel 1879, si ritrova nel mondo spirituale, nella sfera del sole con anime platoniche e aristoteliche che si ritrovano riunite in questa scuola sovrasensibile di Michael. E in questa scuola sovrasensibile di Michael, Michael ricapitola, in immaginazioni cosmiche, tutta quella che è stata l'evoluzione dell'antico Saturno, dell'antico Sole, dell'antica Luna e della Terra Marte, fino al momento del mistero del Golgota. Quando Michael stesso ha visto il Cristo discendere dalla sfera solare sulla sfera terrestre. In questa scuola sovrasensibile si ritrovano tutte quelle anime che, unendo l'impulso platonico-aristotelico, diventano uomini e donne di iniziativa una volta che Michael è divenuto lo spirito del tempo. Quindi, ha preparato quello che è l'impulso che avrebbe potuto agire nel fisico sensibile dopo il 1879. Michael, in questa scuola, diciamo, immaginate una scuola misterica, una scuola di rinnovamento dei misteri, dove i quattro arcangeli, stiamo ancora parlando di Michael come arcangelo, siamo appunto nel quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo secolo. Michael riunisce a sé quegli arcangeli che raggiungeranno per prima il rango di spirito del tempo. E quindi abbiamo Micael all'altare dell'Oriente, abbiamo poi Gabriel all'altare del Meridione, Raphael all'altare dell'Occidente e Uriel che fa le veci di Orifiel all'altare del Settentrione. E da questi quattro altari... Vengono proclamati i misteri in forma di immaginazioni a queste anime che partecipano a questa scuola sovrasensibile, che in atto diventa un culto sovrasensibile. La scuola di Michele è contemporaneamente un rinnovamento, una risurrezione dei misteri nella sfera solare: degli antichi misteri di Saturno, Sole, Luna e della terra Marte. In una forma completamente solarizzata che è compenetrata dal Cristo. E allora avete Uriel che evoca quelle immagini dell'antico Saturno al settentrione. Avete Rafael che evoca le immagini dell'antico Sole a occidente. Gabriel che evoca le immagini dell'antica Luna al meridione. E Micaela all'Oriente che raccoglie le immaginazioni degli altri tre arcangeli, coloro che diverranno arche successivamente a lui, e le compenetra con l'impulso del Cristo e dell'Io Sono, del Cristo che si incarna come Io della Terra e dell'Io Sono che si incarna come Io dell'Uomo. In questo atto cultico, questi tre arcangeli che sapete sono anche gli arcangeli delle stagioni, Oggi siamo sotto Michael nel senso delle stagioni, hm? che poi avrà passato il suo testimone, ne parleremo a Vidar. Quindi nell'autunno Michael, nell'inverno Gabriel, nella primavera Raphael e nell'estate Uriel. Questi quattro che entrano in questa sfera del tempo legata alla terra si dedicano più potentemente all'uomo e quindi saranno i primi a divenire archè. Guidati proprio da questa immagine di Michele. In questo culto sovrasensibile, contemporaneamente, il loro servizio all'uomo ha la possibilità di rinnovare i misteri nell'unione del platonismo, dell'aristotelismo, nell'azione, è l'azione dell'incarnarsi della Antropos Sofia, la Sofia che i tre arcangeli delle antiche metamorfosi donano a Michael. Che li infonde nella possibilità dell'Io sono dell'uomo. Questa è stata l'azione di rinnovamento dei misteri portata da Rudolf Steiner, con l'ingresso diciamo, prima nella teosofia e poi diciamo, questo distacco con l'antroposofia, il ricollegamento agli antichi misteri, la compenetrazione con l'Io sono e il Cristo, la loro metamorfosi nei nuovi misteri dell'antroposofia. Questo loro servizio, il servizio degli arcangeli e degli altari nel culto sovrasensibile, corrisponde alla possibilità delle anime umane di unire finalmente l'impulso platonico aristotelico in un'azione che porta lo spirito nel fisico sensibile. E quindi con questa atmosfera e con questa pioggia che comincia nuovamente a purificarci, questa pioggia che si ripresenta ci indica come è stato notato che il bisogno di purificazione è tanto. Ma sapete che Steiner dice che la pioggia è, è gioia che discende sotto forma di luce dal mondo spirituale. Quindi, quando noi vediamo queste lacrime del cielo, noi dobbiamo immaginare luce, delle silfidi che gioiscono nell'unione con le ondine. Quindi, di conseguenza, noi adesso approfondiremo addentreremo all'interno della Basilica di Mont Saint-Michel e poi faremo un intervento successivo sulla reggenza sul passaggio del testimone da Michael a Vidar, perché è un'altra domanda importante che è stata posta. E quindi vi ringrazio. Mm? Grazie. Che ha Lavori in corso dappertutto. facciamo un piccolo giro poi ci salutiamo che tra un po' c'è la messa